Non è che in bici se è rosso non ti investono, eh? Sì, appunto. Boh. È la freccia ogni volta. Male il culo. Abbiamo fatto 140 chilometri. Non sei più abituata, Ho 80 mesi in casa. Tanto non l'avresti usata comunque in quei mesi. Vabbè, marzo, aprile. Ho fatto un aprile bellissimo. Quello è vero. Aprile saremmo riusciti ad andare in un sacco di posti belli. Siccome questo video della terza stagione probabilmente verrà caricato Nel 2021, quasi certamente, perché ho ancora dei video della seconda stagione da editare, belli, quindi mi spiace buttare via materiale bello, dei giri veramente interessanti, perché semplicemente sono di un altro anno. Chi se ne frega, li edito comunque. Detto questo, quindi quando uscirà questo video, spero che del coronavirus siano dimenticati un po' tutti. Essendo giugno 2020 in questo momento, praticamente sta facendo un mese veramente orribile a livello climatico. Flashback. A flashback. Mentre soprattutto aprile, a cavallo di Pasqua, quando c'era l'emergenza coronavirus e che siamo rimasti chiusi in casa per più di 50 giorni, proprio chiusi in casa, e niente, c'erano 25 gradi, il cielo super azzurro, neanche una nuvola, prendevamo il sole in balcone. Che bei ricordi. Bestia, ha aperto anche l'alettone? Penso si apre in automatico quando vai forte. Ah, ma sì, se tira, eh? Alza e tira! Che odore di conifera! Beh, comunque io ho bei ricordi della quarantena. Stare a casa, prendere il sole. Dai, non è stata così male in assoluto per noi. Poteva andare peggio. Rilassante. Si prendeva il sole, si mangiava. Si prendeva il sole. Si faceva la pizza. Si faceva la pizza in casa. Si editavano i video. Praticamente quando è finita la quarantena a inizio maggio, che si è potuto andare a trovare i congiunti eccetera, avevo già creato video per la domenica fino a maggio 2021 quindi per un anno, e i video del venerdì fino al 7 agosto 2020, il che mi ha permesso di star qua a Bema per un mese e mezzo per ora senza fare un tubo a livello di editing. Un pochino sì. Cosa fai? E ti faccio superare. L'ho spenta la 360? Ah già, è vero. Vabbè, stai davanti. Da solo. E cosa devi fare? Aspettarmi? Boh, vediamo come organizzarci. Comunque siamo sulla strada che da Santa Caterina in Valfurva arriva a Bormio. È una strada normale, una statale, senza infamia e senza lode. Cosa ne pensi? Vabbè, sono delle curve veloci. Sì, delle curve veloci dove in alcune c'è il brecciolino. Vabbè, non è che sta sempre a trovare il pelo nell'uovo. Ho capito, veloce, ma ho paura a farla veloce. Sant'Antonio? Zebru. Fissato con molestia. Perché non è una cosa che è conosciuta, quindi la gente non sa cos'è. Dovrebbero conoscerci un po' di più, quindi. E dovrebbero informarsi sulle tecniche di filmati. Magari anche quando hanno fatto la prima GoPro era così. Chi ce l'aveva sul casco, la gente lo guardava strano. Può essere. Ma tu che sei dietro, quanto mi fissano? Quando ti fissano?
E ti guardano e poi basta. Ah, ok, non è che mi guardano, ridono e sghignazzano. No. Beh, però ci posso passare, vedi. E parte un garrellamento? Ah no, perché siamo in centro abitato. Esatto, non parte un tubo qua. Parte solo la patente se fanno il posto di blocco. Ah cavolo, non abbiamo detto a Giorgio di farsi la foto davanti all'hotel con la moto. È vero. Ho un cavallino! Beh, magari glielo dice Fabiano. Dubito. Sì, no, infatti. Arrivederci dalla Valfurva, perché qua si passa dalla Valfurva di nuovo alla Valtellina. Quindi abbiamo fatto Valtellina, Valcamonica, Valfurva, Valtellina. Wow. Speravo in uno spostamento clamoroso per riprenderlo, ma invece non è caduto. Dai, poverino. Cazzo, in penna è in discesa, in bici. E ormai qua l'impennare è come se fosse, non so, il traguardo della vita. Ecco, io ho fallito questo traguardo della vita. Anch'io. Faccio fatica a impennare la mountain bike. Riesco molto bene a impennare la sedia quando sto seduto, tenendomi al tavolo però. Ah beh, allora. Quello sono molto bravo. E non sono mai caduto. Luna, venivi, ce la facevi benissimo. Alla grande riuscivi a sperare. Sì, ma che c'è, volevo essere alzata. Ah, sai che mi sa che la vaita dei pini era uno di quelli che c'era con Alessandro Borghese? Può essere. Adesso che lo guardo bene. Beh, la sarà strada, non è che ti perdo. Beh, penso sia una la strada, no? Beh, sì. Dove sei? E ho girato dove dovevo girare. Ah, ok. Verso Livigno, giusto? Certo. L'abbiamo fatta 2 settimane fa. In su? Luna, in su, certo. Lo Stelvio dov'è? In su o in giù? Non è che in bici se è rosso non ti investono, eh? Sì, appunto. Boh. Attenzione, parte ufficialmente la salita per lo Stelvio. E questa è la seconda volta dopo la quarantena. Però parte ufficialmente, ricordati che devo cambiare le batterie dalla GoPro dove ci siamo fermati l'altra volta. Poi può partire la bagarre. Ok, quindi qua avanti. Sì, dove mi è anche caduto il casco. Bene. Ricordi di una vita passata. Ricordi felici. Ma non è mica qua? No, c'era un albergo. Ah. Sai, l'orientamento proprio due robe diverse. E mi sembrava lì, sul curvone. Ti sembrava male, perché ce n'è un altro appena qua sopra. Ah. Culo. Ma secondo te è tipo una casa di riposo? Può essere, sai. Ma perché? Ma io dico, ma guarda come grande sto spiazzale, perché ti devi fermare in curva sulla strada? Spiegami perché. Appunto, perché è grande la curva. Ma c'è il piazzale dove non passa nessuno, perché ti devi fermare sulla strada? Boh. Sono anche dentro la linea bianca. Ma fa niente, ma perché? Come prima che ti sei fermato sul marciapiede. E vabbè, cosa fa? Boh, c'era il parcheggio. Panza, siamo di nuovo sui laghi di Cancano. Questa volta con tutta l'attrezzatura per filmare. Spettacolo vero.